In diversi video ho sottolineato un argomento che per me è molto importante, cioè il legame tra comunità umana e ambiente e paesaggio. Questo aspetto è importante perché noi dobbiamo comprendere che quello che noi percepiamo come distacco tra interno del nostro corpo ed esterno è in realtà un distacco decisamente illusorio, che non esiste. Cioè l'ambiente esterno dialoga completamente con il nostro e continuamente con il nostro patrimonio genetico, il patrimonio genetico dialoga con l'esterno tramite quelli che sono definiti processi epigenetici, dinamiche epigenetiche possiamo dire. E queste dinamiche epigenetiche sono quello che è alla base di una visione ecologica vera, a mio parere. L'ecologia riguarda esclusivamente il radicamento e il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, soprattutto il rapporto tra l'uomo e il suo ambiente originario, cioè quell'ambiente in cui si è radicata la sua discendenza, in cui si è radicato, diciamo, tutta la sua linea genetica, la sua linea che comprende i suoi genitori, i suoi nonni, i suoi bisnonni e i suoi antenati, ovviamente. Questo tipo di interazione è molto profondo, va a scriversi proprio, va a fissarsi nel DNA, va a fissarsi nei nostri geni ed è qualcosa che noi abbiamo il dovere di conservare anche per le future generazioni, perché è praticamente quello che è alla base dell'equilibrio naturale, dell'equilibrio biologico ed è quello che definisce quello che noi siamo. Noi siamo quello che la nostra linea genetica, la nostra linea di generazioni ha definito per noi. Quindi noi siamo anche il risultato di una linea di discendenza e questa linea di discendenza riguarda una comunità che solitamente, per quanto riguarda le comunità antiche, arcaiche soprattutto, era una comunità legata a un territorio. Legata significa proprio radicata, come una pianta, come un albero. Significa che sradicando quella comunità da un territorio, da un paesaggio, da un luogo, si definiva la morte di quella comunità, cioè una non esistenza di quella comunità, proprio perché si intendeva come esistenza di quel gruppo umano un'unità tra gruppo umano e ambiente. Questo è di fondamentale importanza e che riguarda anche quella che è la nostra salute, il nostro benessere, perché se noi stiamo bene in un certo ambiente e il nostro ambiente sta bene con noi, nel senso che noi non lo sfruttiamo fino a esaurirne le risorse, ma cerchiamo di preservare quelli che sono i cicli naturali, gli equilibri biologici, non sfruttando una risorsa ma rigenerandola. Se noi stiamo bene in quell'ambiente e anche l'ambiente sta bene con noi, esiste questo equilibrio e questo è un equilibrio da cui noi possiamo solo trarre vantaggio. Non di rado mi è capitato che tanti pazienti abbiano scoperto tra gli alimenti definiti benefici o neutri per un certo gruppo sanguigno, abbiano scoperto che i migliori per loro, quelli più benefici, fossero effettivamente gli alimenti che venivano o coltivati oppure riguardavano appunto prodotti di allevamento dei loro territori di appartenenza, di origine, della loro famiglia, dei loro antenati. E quindi magari se loro erano originari di un luogo di mare andavano decisamente più d'accordo con i prodotti di origine animale diciamo derivanti da specie ittiche, quindi dal pesce, oppure se appartenevano a luoghi di terra, a zone di montagna, andavano decisamente più d'accordo con la carne derivante per esempio da pascolo, da allevamento o da cortile. Ad esempio, io che sono originaria di una zona, diciamo così, di valle o di montagna anche, e che era una zona anticamente caratterizzata dall'allevamento degli ovini, decisamente trovo molto vantaggio dal consumare agnello, consumare comunque carne di origine ovina, rispetto al consumo di pollame oppure di pesce anche se sono alimenti che comunque io consumo abbastanza frequentemente, però se devo decidere quello che devo mangiare e che mi dà più beneficio, decisamente mi dirigo verso le proteine animali derivanti da specie di origine ovina. E questo ovviamente può essere anche un discorso legato ai legumi, ai semi oleosi, ad alcuni tipi di vegetali. Ci sono ad esempio dei legumi che sono specifici di alcune regioni o di alcune zone. C'è un legume di cui spesso parlo che è praticamente coltivato, prodotto solamente in Cilento, che è il maracuccio, che è decisamente poco conosciuto anche in tutto il resto dell'Italia, anche nelle stesse regioni del sud. Ed è un peccato chiaramente, perché anche le persone che sono originarie di certi luoghi magari si dimenticano di queste origini, di questi prodotti che potrebbero invece dare enorme beneficio nella loro dieta.
Questo è, diciamo, l'approccio ecologico ed effettivamente rispettuoso dell'ambiente, del paesaggio, che dovrebbe avere, a mio parere, qualsiasi nutrizionista, che davvero ha a cuore il benessere non solo del paziente, ma anche di questa unità tra comunità umana e paesaggio, che è il senso un po' di tutta la biologia, a mio parere. E questa armonia e questo dialogo tra ambiente e genoma, per essere conservato, deve rispettare appunto questo radicamento. Quando una comunità è radicata in un territorio proprio esattamente come una pianta, come un albero, quella comunità è in salute. Anticamente, quando si sradicava una comunità da un territorio, la si vedeva morire praticamente, la si vedeva pian piano spegnersi, proprio perché era molto più importante. Questa unità tra ambiente, tra paesaggio e comunità umana, questa era molto più importante della comunità stessa, cioè dell'individuo stesso. Quindi risiedere nel territorio che si era scelto come territorio di appartenenza era importantissimo e il suo sradicamento, lo sradicamento di una comunità poteva determinarne appunto la morte, la fine, come spesso accadeva per le comunità arcaiche, per le civiltà antiche. Ora, quello che sta accadendo attualmente in Italia è un processo che non solo va a sradicare le comunità dai loro territori, ma va ad annientare anche quelle persone che si sono messe contro questo regime attualmente dittatoriale che si sta imponendo in Italia e in Europa, chiaramente anche. Questo definisce una serie di individui, un insieme di individui che non sono d'accordo con quello che sta accadendo e che noi possiamo chiamare renitenti. Questi individui hanno davanti a sé alcune possibilità, però sicuramente l'obiettivo di questo regime, io lo chiamerò così, lo chiamerò sempre così, l'obiettivo di questo regime è l'eliminazione di coloro che dissentono, di coloro che si oppongono alle regole e alle imposizioni che sta emanando questo regime e che sta ovviamente rendendo sempre più stringenti. E questa eliminazione è decisamente un'eliminazione che è quasi un'eliminazione fisica di queste persone che si stanno opponendo, tra cui ovviamente mi metto anch'io. E questo significa che a un certo punto, queste persone che si stanno opponendo devono definire cosa sono e devono definire sicuramente cosa devono fare, una linea di azione, un percorso di intenzioni, chiaramente, una dichiarazione di intenzioni, perché stare lì ad attendere soltanto l'eliminazione politica, l'eliminazione sociale, fino ad arrivare all'eliminazione fisica, è qualcosa che ovviamente non ci appartiene e noi non dobbiamo perseguire, non dobbiamo continuare ad essere esclusivamente passivi in questa operazione di eliminazione del dissenso che sta mettendo in piedi e che sta portando avanti questo regime. Ora, noi siamo ribelli. Sicuramente in letteratura sono state tracciate le caratteristiche del ribelle in tantissimi testi. Il testo che più ritengo in questo momento utile da rileggere, da leggere e rileggere per capire cosa sia un ribelle, chi sia un ribelle e cosa debba fare in questo momento per opporsi a questo regime politico in cui non si riconosce. Il testo più importante, vi dicevo, a mio parere, è il Trattato del Ribelle di Ernst Jünger. Il ribelle chi è? Dice Ernst Jünger, chiamiamo ribelle chi nel corso degli eventi si è ritrovato isolato, senza patria, per vedersi infine consegnato all'annientamento. Il ribelle è deciso a opporre resistenza. Il suo intento è dare battaglia, sia pure disperata. Ribelle è dunque colui che ha un profondo, nativo rapporto con la libertà, il che si esprime oggi nell'intenzione di contrapporsi all'automatismo e nel rifiuto di trarne la conseguenza etica che è il fatalismo. Ora noi ci contrapponiamo sicuramente all'automatismo di tante persone che si sono piegate ai voleri di questo regime, che si sono sottoposte a una somministrazione di qualcosa a livello di un farmaco, a livello globale, a livello di massa, e che quindi si sono appunto ritrovate in un automatismo frutto di una vera e propria manipolazione mentale e psichica. Che cosa deve fare il ribelle? Quando tutte le istituzioni divengono equivoche o addirittura sospette e
e persino nelle chiese si sente pregare ad alta voce non per i perseguitati, bensì per i persecutori, la responsabilità morale passa nelle mani del singolo, o meglio del singolo che non si è piegato. Questo significa che noi siamo i singoli che non si sono piegati e la responsabilità è nostra. Chiunque sarà costretto a piegarsi ora e che si piegherà per paura dell'avvenire o dell'ignoto, della fame o della povertà, non farà altro che dare forza al nemico. Non è il momento di avere paura, non è il momento di avere paura perché chi ha paura in questo momento è già morto. E lo ribadisco, invece bisogna assolutamente opporsi e andare avanti in questa linea. Che cosa si deve fare? Ernst Jünger definisce quello che è il cosiddetto passaggio al bosco, cioè praticamente il passaggio da questa che è una civiltà che ci costringe, in cui non ci sentiamo rappresentati, in cui non ci riconosciamo, al bosco. Il bosco è qualcosa che si può definire come luogo ideale, non è per forza il bosco in senso fisico, il bosco è in ogni patria e in ogni luogo in cui questi ribelli possano praticare la resistenza. Il ribelle è appunto chi si è trovato senza patria, senza un luogo in cui riconoscersi. Il ribelle è qualcuno che in questo momento deve compiere un'azione libera e indipendente. Noi abbiamo visto che sicuramente una gran parte delle masse si è piegata a questa piccola oligarchia che ha definito quelle che sono le imposizioni, quelle che sono appunto delle linee d'azione. Ora, chi decide di sottrarsi a queste azioni del regime, in questo momento dittatoriale, deve definire che cosa fare. Che cosa deve fare? Innanzitutto deve riconoscersi negli altri, che sono suoi simili. Quindi l'importante è incontrarsi all'interno di una comunità, di un gruppo umano, di una città, di un paese in cui ci si trova, in quel momento in cui si vive in un certo luogo. Che si deve fare poi quando ci si riconosce tra simili? Bisogna cooperare, cioè chi è deciso a fare battaglia a questo regime, chi è deciso a opporsi, a resistere in questo momento, deve sicuramente trovare altri che vogliano farlo e deve con questi altri cooperare, creare associazioni, comitati, non per forza definiti da un punto di vista burocratico, non è necessario questo, ma creare delle forme di cooperazione. E questo si può fare nelle città, si può fare nei paesi, nei piccoli centri urbani, e può essere di enorme aiuto cooperare con altri proprio per cercare di limitare al minimo i danni e i disagi che questi ultimi decreti hanno imposto, purtroppo, con questi lasciapassare che sono necessari praticamente ormai per andare nei negozi, per andare negli uffici pubblici, negli uffici postali, nelle banche. E quindi questo tipo di disagio cooperando può essere in qualche modo anche in parte, chiaramente solo in parte, superato. Pensiamo al disagio enorme dei trasporti, soprattutto per chi deve raggiungere un luogo di lavoro o la scuola. Per questi ragazzi che purtroppo, non avendo più il trasporto pubblico che gli consentiva di andare a scuola, devono sottoporsi a questi trattamenti. Quindi cooperare significa anche riuscire ad arginare questi problemi, riuscire a superarli magari creando dei trasporti privati, cioè creando praticamente un sistema di passaggi, di utilizzo di automobili o di veicoli anche tra persone che fanno parte di questi gruppi che vogliono resistere, quindi cercare praticamente di aiutare anche questi ragazzi accompagnandoli a scuola semplicemente, oppure chi deve spostarsi e non ha una vettura di proprietà, non ha la possibilità di utilizzare una macchina, si può far aiutare da qualcuno di questo gruppo che ce l'ha e ricambiare in un modo o nell'altro. Quindi creando questi nuclei di cooperazione tanti disagi possono essere decisamente superati. Però questo non può essere può essere una delle tappe principali di questo percorso, ma bisogna pensare, a mio parere, a un distacco sempre maggiore, anche se graduale, dagli ambienti cittadini, perché sono effettivamente gli ambienti più deleteri per la salute e sono gli ambienti in cui più si sente il disagio di queste imposizioni. Distaccarsi dagli ambienti cittadini significa cominciare gradualmente a ripopolare delle zone interne della nostra
del nostro territorio, della nostra penisola, che sono attualmente spopolate, sono completamente spopolate. Io ho l'esperienza di tanti paesi della mia provincia, io risiedo in Campania e soprattutto praticamente nella provincia di Avellino, e qui ci sono delle zone completamente spopolate, paesi fantasma che non esistono più, case disabitate, ruderi, che possono essere in qualche modo recuperati e possono essere un nucleo di resistenza, di opposizione per chi vuole distaccarsi dall'ambiente cittadino e vuole andare incontro a questa nuova forma di esistenza. Non è facile, non mi illudo che sia facile per chi, anche come me ovviamente, è cresciuto sempre in un ambiente in cui tanti servizi sono offerti ai cittadini, in ambienti in cui sicuramente siamo stati messi in condizioni di reperire facilmente il cibo, di non doverlo coltivare o allevare, di avere a disposizione tanti negozi in cui trovare tante cose, tanti prodotti, tanta merce. Però noi effettivamente abbiamo bisogno di tutto questo, o possiamo ritornare, come vi ho detto anche in altri video, a forme di alimentazione, di esistenza più essenziali? Con le restrizioni tutti coloro che vogliono opporsi andranno incontro a dei disagi. Stando insieme, cooperando, unendosi in questa situazione, tanti disagi possono essere decisamente superati. E inoltre, distaccandosi gradualmente da questi nuclei urbani, andando in zone disabitate, ma soprattutto conoscendo il territorio di appartenenza e aiutandosi con questa conoscenza del territorio, noi abbiamo sicuramente un vantaggio. Se in tutte le zone d'Italia, soprattutto nelle zone in cui ci sono aree disabitate, paesi spopolati, se in ogni zona dell'Italia succedesse questo, si avviassero delle forme di cooperazione e di allontanamento dai nuclei urbani, ci sarebbe un'enorme possibilità non solo di resistere, ma di creare un mondo nuovo, completamente ignorato, completamente al di là di quelle che sono le leggi di questo mercato e di questa civiltà moderna, che stanno sempre di più costringendo tante persone che non si riconoscono in queste leggi, che non riescono neanche ad adattarsi a questo tipo di mondo e a questo tipo di esistenza. Sicuramente un passaggio da fare immediatamente è quello di eliminare la televisione, di eliminare questi mezzi di informazione che esistono solamente per creare un mondo illusorio. Quindi, se state pensando di opporvi a questo mondo che stanno creando, a questa gabbia che stanno creando, però guardate ancora la televisione, decisamente siete fuori strada. Decisamente è qualcosa che va eliminata dalla vostra vita, in qualche modo. Non so come, io non ho mai comprato una televisione, non ho mai utilizzato una televisione nella mia casa, la mia famiglia non utilizza televisione, non guarda televisione. Quindi, se avete ancora questo legame con il vecchio mondo, con la vecchia esistenza, cercate di disfarvene. Questo è molto importante. Un altro aspetto di fondamentale importanza potrebbe essere quello di cercare di ritornare a denaro contante, di cercare di mettere il meno possibile nei conti correnti, perché ovviamente tutto il sistema bancario e il sistema finanziario che si fonda sul sistema bancario è qualcosa che noi dobbiamo cercare di tenere il più distante dalle nostre esistenze, di far entrare il meno possibile nelle nostre vite. E anche perché chiaramente il denaro digitale, tutto quello che noi abbiamo non in forma fisica, non in forma cartacea, può essere in qualche modo, ci può essere sottratto, ci può essere negato l'accesso a questo denaro, a questi conti bancari in qualsiasi momento. Quindi è importante anche cercare di ritornare a un'economia un po' più radicata nei territori e un po' più vera, più reale rispetto a questa economia fittizia che in questo momento è diventata predominante nelle nostre esistenze e che ci schiaccia sempre di più, che in realtà ci fa essere delle vere e proprie pedine nelle mani della finanza internazionale, una massa completamente priva di qualsiasi diritto e di qualsiasi etica umana. Quindi in questo momento queste sono le linee guida. Io spero che ognuno di noi, ognuno di voi anche, nella propria comunità, nel proprio gruppo umano, riesca a creare questi legami
e a vedere questa come possibile soluzione in questo momento in cui ci sentiamo sempre di più isolati e sempre di più in preda alla paura. Vi auguro di iniziare questo percorso. E chi ovviamente si trova nella mia provincia, io sono di Avellino in Campania, può decisamente contattarmi e possiamo anche cercare delle forme di cooperazione tra di noi. Vi ringrazio moltissimo e spero che questi video vi siano utili anche al di là di quelle che possono essere le indicazioni per un percorso nutrizionale.